Noi veniamo da una partita che è ancora un po' una ferita aperta. Abbiamo fatto delle buone cose, ma non abbastanza cose che ci permettessero di portare a casa i 3 punti. Noi sappiamo già che in passato in alcune situazioni abbiamo anche concesso qualcosina in quelle situazioni lì, ma non è stato questo. Questo è stato invece una partita dove siamo mancati troppo a livello di rifinitura e di conclusione. Ed è il nostro primo obiettivo nella partita di domani. È ancora una squadra che ha un grandissimo potenziale offensivo, miglior attacco del campionato insieme a Gubbio, insomma, squadra che ha segnato anche più di noi, che abbiamo segnato tanto. È una squadra che ha sempre in campo 3 attaccanti in grado di farti male, a prescindere dalle scelte che fanno. Tre attaccanti che spesso e volentieri si spaccano rispetto al blocco squadra per scelta e che quindi accettano poi questa situazione in fase difensiva, infatti prendono anche qualche gol di troppo, però poi quando ripartono sono in grado sempre di puntarti in 3 contro 3, in 3 contro 4, comunque a creare dei break favorevoli e delle transizioni favorevoli per loro, e sono molto bravi a fare questa cosa qua. Se il Fiorenzuola era la squadra che più in assoluto viveva sul palleggio, sul cambio gioco, questa è la squadra che più in assoluto vive sul contrattacco. A parte Santini squalificato, mancheranno Rosso e Mencagli. In questo momento qua noi stiamo obiettivamente continuando a lavorare su entrambe le soluzioni, stiamo cercando di scegliere il sistema più adatto per la partita che andiamo ad affrontare. Questo in base all'avversario sicuramente, però in una certa fase è stato anche in base a chi avevamo a disposizione, quindi l'avevamo detto, no? Cioè, finché siamo stati praticamente con 2 attaccanti di ruolo, avevamo anche poca scelta. In questo momento qua possiamo scegliere di più, obiettivamente, come abbiamo fatto a Fiorenzuola, e quindi possiamo utilizzare sia la difesa 5 sia la difesa 4. L'obiettivo principale nostro, che io l'avevo detto anche poi in quell'occasione, è sempre cercare di avere in campo 3 attaccanti. Dobbiamo trovare continuità. Io penso che alla fine il giudizio sul nostro girone d'andata e anche su quella che è la classifica dipenderà dall'andamento di queste 2 o 3 partite, perché comunque sposterà tanto quella che è la classifica finale. Se noi facciamo quello che dobbiamo fare in queste 3 partite, avremo, secondo me, un giudizio sereno su quello che è stato il girone d'andata, compreso tutte le difficoltà che abbiamo avuto. E quindi passa da noi, non dagli altri.